Nel quartiere Colle Aminei, i carabinieri della stazione di Capodimonte, insieme a quelli del nucleo operativo della compagnia del Vomero, hanno arrestato per rapina un 38enne di Miano, già noto alle forze dell'ordine. È mezzanotte e l'uomo, a bordo della sua auto, sta percorrendo viale dei Colli Aminei. Si avvicina a due ragazze che stanno passeggiando. Accosta, scende dall'auto e scaraventa a terra le due vittime, che tentavano di fuggire. Si impossessa della borsa, con all'interno uno smartphone, di una delle due diciottenni. Alla scena assiste il comandante della stazione dei carabinieri di Capodimonte, affacciato alla finestra del proprio alloggio. Il sottufficiale urla nei confronti del 38enne che desiste dal rapinare anche l'altra vittima e fugge con la sua auto. Scattano immediatamente le indagini. I carabinieri irrompono nell'appartamento del rapinatore, nel rione San Gaetano, e durante la perquisizione trovano il cellulare della vittima e arrestano l'uomo. Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria, che, ricorso alle cure mediche, ne avrà per 5 giorni, stessa prognosi per l'amica.